E a questo punto ho detto siamo quasi in conclusione, quindi quando siamo in conclusione dovremmo arrivare a vedere, passare dalla parte teorica che io ho cercato di, come dire, brutalizzare, dai, perché se no avrei fatto troppo il fisico e troppo il fisico non va bene, soprattutto per noi colleghi medici, non va assolutamente bene. Quindi adesso dovremmo vedere in conclusione di passare dalle parole ai fatti. Abbiamo parlato della legge di Ohm, vi ricordate? Vi ho fatto vedere facendo un esperimento, ho detto la legge di Ohm, vi ho fatto vedere la corrente se parto dalla corrente continua, ovvero da una batteria, quella della macchina. E poi sono andato a fare una legge di Ohm un po' diversa perché al posto della batteria ho messo una tensione alternata. Vedete il simbolo del mio dito che fa la tensione alternata? E lì la legge vale nello stesso modo, ma viene leggermente complicata. Ma qui non facciamo una lezione di fisica, non vi devo dare delle nozioni di fisica perché fate l'esame di fisica voi, no? Ma questi concetti devono essere molto ben chiari, perché tutto quello che in conclusione noi andremo a dire ha proprio a che fare con delle conoscenze che arrivano da una disciplina importante come quella della fisica. E poi che cosa vi ho fatto come riassunto, ma proprio riassunto così, veloce, veloce, vi ho fatto vedere. E qui ce l'ho ancora, è proprio qui davanti a me su questo tavolo. Vi ho fatto vedere che ho preso un filo, l'ho quasi avvolto, ho fatto due spire. Guarda, la prima, eccola qui, la seconda, eccola qui, e ho detto: questa si chiama bobina. E bobina, che cos'è la bobina? È un filo avvolto, eccolo qui. E poi vi ho fatto uno scherzo che ho detto: guarda, se io prendo questa bobina e te la tiro un po', guarda, 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 guarda come si deforma la bobina, guarda, ma questo qui non avete l'impressione di essere quasi diventata un'elica? E se io vi prendessi una bobina analoga e la mettessi in parallelo con questa, non vi sembra che io sto ricreando la condizione del DNA? Ma allora senza bisogno che io ve lo dimostri. E il DNA non è altro che una doppia elica, eccola qua. Ma questo era una bobina, vi ho detto. E questa bobina è la base del circuito oscillante. E ve l'ho dimostrato quando vi ho smontato in diretta una radio e vi ho fatto vedere che girando una specie di manopola io andavo a captare delle frequenze diverse e sentivo una musica diversa, ovviamente. Sentivo parlare cambiando la stazione. E mi sono domandato e vi ho domandato: ma caspita, allora dentro in questo ambiente dal quale io vi sto parlando ci sono un sacco di onde che io non vedo, non sento, non percepisco perché non sono una radio. Ma se cambio le onde e vado a finire non dalle onde radio, ma vado a finire alle onde televisive che sono qui dentro, se al posto del radio vi portavo la televisione, io vi facevo vedere delle immagini televisive. E allora com'è? Noi siamo circondati da onde. Eh certo, sono circondato da onde, siete circondati da onde. E guarda caso è appena uscito, guardate un po', non è la sorpresa, la sorpresa arriva. È uscito un libro che ha qualche giorno di vita. Lo leggete? Le onde che curano. Ma questo è il mio tema. E infatti, presentazione del professor Pier Giorgio Spaggiari. Perché? Ma perché noi lavoriamo da un sacco di tempo con le onde che curano. Addirittura abbiamo fatto
forse della nostra parte della vita sulle onde che curano. Forse abbiamo trovato degli oppositori. Perché? È perché noi stiamo commutando il nostro sapere dalla base biochimica alla base biofisica, le onde che curano. Ebbene, allora sembrerebbe quasi una contrapposizione. Cioè le onde che curano, eccole qua, guarda, sono quasi 450 pagine sta roba qua. I medici devono leggersela quella roba qui. Perché? È perché facciamo vedere come, ad esempio, io posso curare in maniera profondamente diversa. È un cambio di paradigma questo. Ma bisogna dimostrarlo, giustamente come dicono i colleghi che fanno opposizione. Uè, Spaggiari, non rompere le tasche, devi dimostrarlo. Certo che lo devo dimostrare. E lo dimostriamo. E poi arriva la sorpresa. Perché la sorpresa, tutti i medici che non ci credono, devono guardarla. Io mi farò rifilmare su questa roba, quella che adesso andrò dicendo. E allora vuol dire che effettivamente ci sono onde che curano, ma ci sono onde che non curano, anzi, ci creano patologia. E quando io concluderò il discorso sui circuiti, che arriverò all'S-Drive, vi dimostrerò quello che sto dicendo. Allora ci sono delle onde che danno fastidio. E quali possono essere? Oh, se qui apriamo il capitolo e qui sospendiamo la trasmissione come già capitato l'altra volta. Non voglio parlare del 5G, ma alludo anche al 5G, ma non solo al 5G. Alludo alle frequenze dei radar, alludo alle frequenze dei satelliti, non solo al 5G. Alludo al wifi che tutti abbiamo in casa, alludo al telefonino che è qua e che ci perseguita, però ci raggiunge in ogni parte del mondo. E quelle frequenze? Quelle frequenze non curano. Ma scusa, ma perché allora? Perché tu confronti, dice, le frequenze che curano e le frequenze che non curano? E perché? Ve l'ho raccontato, ma devo riassumervelo. Qui prendo il mio libro, Toh, Medicina Quantistica, ultima edizione. Mi sono domandato, ma chi li legge sti qua? Perché mi danno il diritto d'autore, quindi vuol dire che ne vendono questi libri. Ma chi li legge? Non certo i medici, o perlomeno anche i medici. Ma siccome ne vendiamo talmente tanti, che mi sono domandati che non possono essere solo i medici. E se vi ricordate, io ho parlato di questo, che è fondamentale, è lo spettro di frequenza. Lo spettro di frequenza è grandissimo, va dalle bassissime frequenze alle altissime frequenze. Ma noi, che ce ne frega far questo discorso? Quando la nostra banda di ricezione, noi siamo un sistema radio equivalente alla radio, guarda rispetto a tutta la banda dove siamo, siamo una linea. E questa linea quali frequenze ti dà? Eccola, ve l'ho fatto vedere, eccolo qua. Va dalla frequenza del rosso alla frequenza dell'infrarosso. E allora? Uno può dire, allora fregatene di tutte le altre frequenze, no? Perché se tu ricevi solo queste qui, che te ne frega dire le alte frequenze, le basse frequenze? Io non le ricevo. E no, caro, e no. E qui crolla. Perché? È perché forse ve l'avevo già detto, anzi sicuramente ve l'avevo già detto. Ma quando tu c'hai un'alta frequenza, hai ragione che io non la ricevo, ma hai torto. Perché? Perché c'è stato un fisico, ma non ce ne frega niente. Un qualunque segnale di frequenza alta o bassa ha delle armoniche. E che sono le armoniche? E sono multipli di quella frequenza, quindi se è bassa
multipli di quella frequenza bassa possono rientrare nella gamma di frequenza che io ricevo. E quindi i miei organi sono sensibili alla ricezione di onde basse di frequenza o altissime di frequenza, perché nelle basse, dicevo, ci sono multipli di frequenza, nelle alte ci sono sottomultipli di frequenza. Quindi che vuol dire? Che io comunque sono investito da una serie di segnali che non vedo, che non sento e che dico non percepisco. No, ti sbagli, non percepisco, non puoi usarlo. Percepisco attraverso i multipli o i sottomultipli di quelle frequenze. Quindi, cari colleghi, avete capito cosa vuol dire? Allora è evidente che noi dobbiamo stare attenti. Perché così come le onde di frequenza possono essere curative, eccole qui, ci possono essere frequenze che diventano distruttive, non curative, distruttive. E allora cambio di paradigma, giusto? Finalmente, finalmente durante questo corso avete capito che ci sono anche dei colleghi che sono dei medici tradizionalisti come sono io. Ma che hanno cominciato a capire, oh, ma forse c'è qualcosa, forse materie che provengono da altre conoscenze ci possono illuminare. E certo che ci possono illuminare. E chi è che ci illumina? La fisica quantistica. Quindi è giusto dire che forse vale la pena di parlare, mi sono abbassato perché mi è caduta una bobina che adesso devo farvi vedere. Ma allora, caro mio, sì, la fisica quantistica potrebbe essere la nostra luce che finalmente fa capire alcune cose che dal punto di vista della medicina classica non possono essere giustificate. Perché? È perché la biochimica è la biochimica. E qui ci vuole forse l'espansione della conoscenza biochimica ad una disciplina molto diversa, ma guarda caso, attenzione, molto diversa, sì, ma sinergica. Sinergica la parola giusta. E allora qui non c'è da dire, ma qui forse questo è esagerato. No, perché attraverso i principi della medicina quantistica noi abbiamo giustificato la possibilità che avvengano tutte le reazioni biochimiche che i biochimici non riuscivano a giustificare. E grazie a noi, grazie ai campi elettromagnetici, grazie all'acqua. E qui faccio un inciso. Qui bisognerà fare un discorso sull'acqua, ragazzi. Cari colleghi, dovremo fare un discorso dell'acqua. Io ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un fisico importante, meglio con un ingegnere, perché lui non è un fisico, un ingegnere americano che ha la cattedra proprio sull'acqua. E ha tirato fuori che l'acqua c'è al quarto stato, ve l'ho già accennato. Quarto stato. Ma come? Noi ne conosciamo tre e lui inventa il quarto. Ma perché faccio questo discorso? Per dirvi una cosa importante. L'altro giorno chiamo il professore Lia, grande cattedratico di chimica dell'Università di Napoli. Ha lavorato sull'acqua, ha lavorato sui domini di coerenza, che è una delle cose, grande amore nostro. Ma che cosa ha fatto lui? E ha parlato dei prodotti omeopatici. È andato a vedere che effettivamente ci sono, cambia la struttura dell'acqua, del prodotto omeopatico. Ma se non c'è dentro niente, se è acqua.
E lui ha detto: no, sì, certo che acqua, ma cambiano le caratteristiche biofisiche. Cambiano le caratteristiche biofisiche. Ma questo è un miracolo. E lui, nella telefonata dell'altro giorno, mi dice: sai, Giorgio, sai che ho fatto questo esperimento? Se io prendo un'acqua distillata e la faccio circolare in una pompa e vado a vedere la pompa, quella che utilizzate per i pesci, per mandare un po' di ossigeno all'acqua dei pesci, quella lì fa la circolazione d'acqua. E sapete che cosa mi ha detto? Ha detto: Giorgio, ma tu lo sai che se io faccio circolare l'acqua dentro quella pompa e vado a misurare le caratteristiche fisiche dell'acqua che esce dalla pompa, le caratteristiche fisiche dell'acqua bidistillata che ho usato sono totalmente cambiate? E io ho detto: eh sì, certo, lo so, come lo sai? Ho detto: scusa, tu lo fai girare dentro un motorino d'acqua, quello lì gira, quindi creerà dei vortici, quindi creerà un'ossigenazione, e continua, e quindi cambiano le caratteristiche biofisiche. Allora lui mi ha detto: allora sai cosa ti dico? Probabilmente il prossimo libro che pubblicherò sarà Il quinto stato dell'acqua. Ho detto: bravo Elia, pubblica. E io allora pubblicherò un pezzo sull'acqua che si chiamerà Il sesto stato dell'acqua. Ma Giorgio, come fai a dire il sesto? Ma perché l'acqua è tutta da scoprire, l'acqua è tutta da scoprire. È lì il discorso. E nell'interno del corpo umano l'acqua è tutta da scoprire. L'acqua è quella che ti permette le reazioni biochimiche. Se non ci fosse l'acqua non riusciresti a fare le reazioni biochimiche. Se non ci fosse il campo elettromagnetico di cui ho continuato a parlare cercando di farvi entrare nella testa queste cose, senza rompervi le tasche sulla questione della fisica. Ma è la base. E allora è evidente che l'acqua rappresenta, ma lo diceva San Francesco, vado indietro nei secoli io. San Francesco diceva: acqua utile, umile, preziosa, e poi ha detto casta. E io ho detto: ma perché ha detto San Francesco casta? Che cavolo c'entra la castità dell'acqua? Perché voleva dire che era tutta da scoprire, aveva ragione. Perché il quarto stato l'ha scoperto l'americano. Il quinto stato lo sta dimostrando Lia, il sesto stato lo dimostrerà Spaggiari e poi ci sarà i rossi, i bianchi, i verdi che diranno che a questo punto ci sarà il sesto, il settimo, l'ottavo. E più scopriamo l'acqua, e più scopriremo molti segreti che nasconde ancora l'acqua. E poi vi ho parlato. Eccola qua, vi ho parlato di questa bobina che ho fatto davanti a voi. E poi a questo punto vi ho fatto l'altro scherzo, ho preso un filo, guardalo qua, rosso. È proprio quello che avevo lasciato sul tavolo, guarda, un filo, eh? Un filo con la sua resistenza, certo, ovvio. E poi ho usato il mio dito e ho fatto l'ho avvolto. E cos'è un filo avvolto? Esattamente come questo qua. È una bobina. Questa è una bobina con un diametro pazzesco, grande. Questa qui che vi ho fatto io è una bobina con un diametro più piccolino. Guarda, il numero di spire è diverso. Qui ce ne sono due grandi, qui ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non so cosa era successo. È sparito, va bene. Oh, non parlo del 5G, quindi è inutile, possiamo rimanere in diretta, eh? Non oscuratemi. Eccola qua. E allora a questo punto, se guarda, se alimentassi questa qua con una corrente alternata, o cosa vuol dire una corrente alternata? Perché molto spesso noi nei discorsi parliamo di corrente e poi diciamo, parliamo di tensione. Oh, ma fai un caos. No, parlare di tensione, di parlare di corrente,
sono due grandezze fisiche, ma similari. Quindi se io applicassi, guarda, agli estremi di questa bobina una tensione, che è questa qua, quella 220 volte, devo stare attento perché sennò prendo la scossa, quindi non ve la faccio vedere in diretta, ma se applicassi 220 volt, qui circola corrente alternata, vuol dire che crea un campo magnetico alternato. E cosa succede se io ti metto vicino questa bobinetta rossa? Cos'è che succede? E succede che se io mettessi uno strumento di misura ai capi del rosso, salta fuori che c'è una corrente o una tensione alternata. Corrente e tensione, ho detto, sono parametri stretti. Ma mentre questa qua è alimentata con i 220 volt, questa qui, vedete, non è alimentata con niente. E la metto vicino e si dice per induzione io creo tensione e quindi corrente dentro questa bobina che ho fatto davanti a voi. Ah, ma allora questa qui induce questo? Sì. Ah, caspita. Ma questa è una cosa incredibile. È quasi un miracolo. No, non è un miracolo. È un principio fisico. Qui varia la corrente perché è alternata. E quindi qui induce nella bobina rossa una tensione o una corrente alternata. Ah, che inventore che sono diventato! No, non ho inventato niente. Ho applicato un principio di fisica che ho studiato. E tutto quello della fisica che si studia è inutile che uno dica. Ma Spaggiari, devi dimostrarmelo. E certo, te lo sto dimostrando. No, tu me lo devi far vedere. È certo che te lo faccio vedere. E adesso vi stupisco perché ho fatto un laboratorio alle mie spalle. Adesso io mi alzerò e guardate un po' che cosa c'ho alle mie spalle. Alle mie spalle c'ho un oscilloscopio, una televisione, per farvi vedere se effettivamente le cose che vi farò vedere avvengano o se vi ho preso in giro fino adesso. Guarda un po' che bella quella lì, guarda che filo avvolto che c'è, ma che meraviglia. Questa qui è una bobina pari a questa rossa, soltanto guarda quanti fili ho avvolto, abbiamo avvolto, guardane quante sono tante spire. Questo è il secondario, si chiama. Questo rosso è il secondario, questo è il secondario. Il primario, eccolo qui il primario, poche spire. E adesso io alimento il primario, attenzione, alimento il primario con un generatore di frequenza non 220 volt 50 Hz, no, con una frequenza molto più elevata. Allora attacco il generatore, voi qui non lo potete vedere il generatore, ma ve lo faccio vedere io. Ho attaccato il generatore, guarda un po', non sono più risonante. Bello della diretta. Vediamolo. Vediamo un po'. Non ho più risonanza. Non capisco, va bene, ve lo spiego lo stesso. Che cosa succede? Succede
io ho alimentato il primario con una frequenza e una tensione bassa. E sono andato a vedere che cosa è successo nel secondario. E che cosa è successo nel secondario? Madonna mia, che forse adesso funziona. Ecco, ah, qui c'è qualcheduno che ci mette lo zampino. Perché la dimostrazione adesso la vediamo davvero. Guarda un po'. Guarda cosa c'ho in mano. C'ho in mano un neon. Voi sapete che se io collegassi questo neon alle 220 volte della vostra tensione, il neon si illuminerebbe. Ma questo neon non si illumina più. Perché? Perché si è esaurito il gas. Ah, si è esaurito il gas. Allora io mi alzo, eccolo qua. Voi forse non mi vedrete più. Sì, ecco, mi vedete. Guarda un po'. Allora, neon, gas esaurito. Guarda cosa succede. Guarda cosa sta succedendo. Guarda. Mi sto allontanando, vuol dire che il secondario sta emettendo un campo elettromagnetico che va a ionizzare il gas esaurito di questa roba qui. Questa era pronta per essere buttata nella discarica. Guardala, guarda, io mi sto allontanando. E questo chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto questo? Tesla l'ha fatto. E quando Tesla si è fatta questa roba qui, ha detto io voglio trasmettere a distanza l'elettricità, non usando i fili, ha usato questo principio. Ma allora adesso vi dico, sono in piedi. Ma io sono, voi siete, io sono. Esattamente come questo neo. Esattamente come questo neo. Ovvero, certo, non c'ho il gas nell'interno del mio corpo, c'ho l'acqua, ma l'acqua si comporta come questo gas. Questo è un esempio simulato. Allora pensate, noi che veniamo investiti da campi elettromagnetici, generati da chi? Non da questo, dai punti radio. Dai punti telefonici, dai punti televisivi, dal 5G quando ci ha messo totalmente in funzione. E cosa succede di noi? Eccoci qua, guarda, sono irradiato, ma su che frequenza adesso mi hai irradiato? Su una frequenza che ho calcolato. È in risonanza, le due bobine. Sono in risonanza. Il primario che viene alimentato dal generatore di frequenza, il secondario che non è alimentato con niente, è libero, esattamente come era libera questa bobinetta rossa che vi ho fatto, è libera. E guarda un po', guarda, e noi ci comporteremo così, innescheremo tutti. E tutti diranno, ma cosa dici? Ma come inneschi? Ma non vedo la luce in te. È certo che non vedi la luce. Perché non vedi? Perché io non mi comporto come un gas. Non ionizzo attraverso il campo elettromagnetico. Ma noi saremo completamente ionizzati attraverso l'acqua. Il comportamento dell'acqua sarà totalmente artefatto. E allora voi capite che quando uno dice ma io sono contro, no, certo che sono contro, ma però attenzione, lo dico con grande soddisfazione, io sono contro, decisamente contro, perché proteggo noi, ma proteggo gli animali e proteggo i vegetali. E allora l'attacco è tu blocchi il... La scienza, tu
Tu non permetterai, siamo su una piattaforma che ha in questo momento 100 utenti, ma col 5G ne avremo 5.000, ne avremo 50.000 di utenti, ne avremo 100.000. Non puoi bloccare il progresso. E allora io ti dico, no, non te lo blocca, hai ragione. Facciamo pure il 5G. Qual è la condizione? Te la dico io qual è la condizione. Che noi faremo smontare tutte le antenne. E a questo punto metteremo il filtro che protegge le frequenze della materia vivente. Perché noi attraverso il DNA siamo un circuito risonante. Noi attraverso il DNA siamo delle antenne. Eccolo qui, te la rifaccio vedere. Guarda, il filo rosso che era un'antenna, toh, è una bobina, te la tiro, eccola qui, è ritornata un'antenna, ma è sempre una bobina. È sempre questa. Tubo scarico da buttare via. Ma tu sei un mago. Tu sei un mago. Lo dovevi buttare via. Io ho detto, no, non buttate via, che devo fare un esperimento. Qual è l'esperimento? Che te lo accendo. I miei nipotini rimangono con la bocca aperta. Ma sei un mago? No, sono un mago. Sono uno che conosce i circuiti risonanti. Sono uno che conosce i vostri circuiti risonanti, i nostri circuiti risonanti. Ecco qua. Non un mago. Uno che sa le basi. Uno che vuole che dentro la medicina vengano consolidate queste conoscenze, le basi. E allora torno via, voglio farvi vedere un'altra cosa, se ci riesco perché ho detto è innescato qualcosa, c'è un'alta frequenza, vuol dire che ci sono persone che in questo momento stanno disturbando il collegamento che io ho fatto, vuol dire che non sono molto d'accordo sulle cose che io continuo a far vedere e stavolta le faccio davvero vedere, perché così almeno uno come va a toccare con mano. Vediamo se riesco a ripristinarlo e a questo punto vediamo se vi faccio vedere che quello che vi ho raccontato corrisponde. E poi arrivo all'S Drive, perché la conclusione di tutto questo discorso dice, beh, vabbè, allora qual è la pratica? No? Vedi che c'è un'interferenza? Vediamo. Ah, che roba da matti, roba da pazzi. Ha funzionato prima della diretta. A vedere, va, vediamo. Aspetta, sto facendo dei controlli in diretta vostra. Secondo questo qui. No, non riesco, c'è un'interferenza di alta frequenza che è un generatore che hanno acceso. Qui non posso farlo vedere, va bene. Però, sì. Allora, arrivo a dirvi che noi dobbiamo proteggerci per tutta questa roba. E la protezione ce l'abbiamo, è una conoscenza che noi abbiamo. Possiamo tranquillamente, guarda come mi illumino. Vedi? Oh, guardate davvero che questo qui non funziona, eh? Non funziona. Se lo accendo attraverso i piedini qua, sul 220 volt, questo non si accende. Eh? Si accende qua. Op. E guarda che te lo sposto, eh? Quindi pensate il campo elettromagnetico, guarda cosa ti fa a questa distanza, a questa distanza. E se io aumentassi la potenza, vado là su quel terrazzo là in fondo, a 200 metri, e se l'aumento di più benissimo, andrò a 1 km, a 2 km, a 3 km, andrò dall'altra parte del mondo.
Voi avete capito nel discorso che ho fatto? È durato 7 ore questo discorso complessivamente. È un discorso che ci ha portato molto lontano rispetto, ho detto, alle conoscenze che i nostri professori universitari ci hanno dato. Sembrerebbe quasi che io in queste 7 ore abbia dovuto parlare con un linguaggio profondamente diverso dal nostro solito, dal nostro comune e che ci unisce tutti, che è la conoscenza della medicina. Sembrerebbe quasi che io, facendo queste 7 ore di lezioni che erano necessarie, che erano fondamentali, io abbia utilizzato una terminologia, degli esempi che fossero fuori, totalmente fuori dall'argomento. Ma invece non lo erano per niente. Perché? Perché noi medici siamo sempre abituati a ragionare sulle conoscenze, che abbiamo appreso durante il corso universitario, e che è stato un corso lungo, direi sofferto, duro, complesso, e che ci ha portato alla laurea in medicina. Poi, ovviamente, ciascuno di noi ha la specialità. Noi siamo rimasti vincolati a quei percorsi. È come se noi non vedessimo altro che quell'indirizzo. Siamo dentro a due rotaie che sono parallele. Io a questo punto ho cercato di allargare le rotaie. Sì, sono parallele, benissimo. Utilizziamo delle altre rotaie che sono parallele a queste e che hanno permesso di allargare. Ma se voi fate qualche considerazione, la medicina è una sola. Ma se voi andate in altre parti del mondo, se io che sono stato 5 volte in Cina e ho visto delle cose incredibili in Cina, a parte i disservizi sugli ospedali, ma parlo di 20 anni fa, di 25 anni fa, quindi è chiaro che quegli ospedali erano gli ospedali che noi avevamo in tempo di guerra. Però io ero rimasto veramente stupito, meravigliato di che cosa loro facevano, con una medicina che sembrava non essere la mia, perché non lo era. Io la ignoravo totalmente, ma ero già laureato in fisica io. E quindi quando ho visto le cose che facevano con l'agopuntura, io mi sono chiesto, oh, ma li ho visti, ero lì? E quindi quando ti addormentano un bambino e non te lo addormentano perché ti infilano gli aghi, e a questo punto uno si domanda, ma come fanno? Perché io sono abituato a vedere che se devo addormentare, intubo, sedo inizialmente, poi intubo. E là invece non intubavano, non sedavano, mettevano degli aghi. E mi sono chiesto, ma cosa fanno? Ma questi non possono essere pazzi. Ma questa non può essere un'altra medicina, perché la medicina è una. Allora sono io che sono carente di quelle conoscenze. E quali erano quelle conoscenze? Quali erano le conoscenze dell'agopuntura? Quali erano? Erano il fatto che tiravano in gioco le energie. Avete capito bene il concetto? Le energie, queste qua, queste, sono queste le energie che vi ho fatto vedere attraverso il tubo. Ma che io non ci credevo per primo, se non avessi studiato l'elettromagnetismo, se non avessi dovuto fare l'esame difficile, l'ho scritto, totalmente diverso dall'orale. Ma l'ho capito talmente bene che ho sposato questa cosa qua. Avete capito? E allora era questione di energie. Allora mi sono chiesto, ma allora la mia conoscenza, che è una conoscenza classica,
Io non ho cancellato dal vocabolario alternativo, non esiste alternativo. Allora ho allargato la mia conoscenza. Poi vado in Germania e in Germania ti fanno un'agopuntura che si chiama elettroagopuntura. È la miseria. E perché elettro? Ah, perché l'ago viene stimolato da delle correnti basse. Allora, ritorniamo qua. Perché là addirittura non soltanto ti infilano l'ago come fanno i cinesi, ti danno delle scossettine attraverso della corrente. Oh, caspita. Ma allora anche qui c'è un discorso di fisica. E poi, e se tu vai in altre parti del mondo e ti fanno ascoltare dei suoni? Ah, cavolo, i suoni! Ma perché i suoni? Ma i suoni sono frequenze udibili, ecco, li sento i suoni, mentre qui non posso dire che lo sento. E quindi uno può essere incredulo e capisco perché è incredulo. Non vedo, sì, adesso vedo, finalmente vedo. Nel suono? Ah, ma nel suono sento, lo sento davvero. Ebbene, se lo senti, è come dire allora che senti la radio. Sì, certo, è come dire che senti la radio. Ma se senti la radio ti fa bene? Ah, ci sono ormai dei nostri colleghi che fanno musicoterapia. Ma Giorgio Terziani sa perché ha invitato in un convegno una ragazza quando ero io direttore generale a Lodi. C'era una ragazza, una bella ragazza, che Giorgio Terziani ha invitato ad un convegno e questa ci ha fatto sentire, badate bene, una musica, no? Una musica, no? Dei suoni. E metteva dalla voce dei suoni stupendi, acuti, bassi. Era come un generatore che modulava i suoni. E sapete cosa ha fatto questa signora qua? Aveva chiesto all'allora primario anestesista dei bambini prematuri. Sapete che i bambini prematuri vanno nelle particolari culle termiche, sono controllati, monitorati, ossigenati, perché sono nati prematuri e quindi dobbiamo portarli a maturazione prima di riconsegnarli alla mamma. E che cosa hanno fatto questi signori a Lodi? Questa signora entrava nella sala dove c'erano queste cullette. E sapete cosa faceva? Emetteva questi suoni che poi io ho risentito nel convegno. E io risuonavo, i bambini piccoli risuonavano, risuonavano. Non recepivano, risuonavano. E l'elettrocardiogramma del piccolo cambiava la forma, l'intensità. E cos'era quello? Cos'era quello, secondo voi, se non un concetto di risonanza attraverso cosa però? Attraverso le onde elettromagnetiche? No, non le vedi, non le senti. Ma adesso te l'ho dimostrato, che le vedi, le senti, le percepisci, risuoni con loro. E quella là? No. Usava strumenti acustici, la sua voce. E allora qui arriviamo un po' alla somma di tutto questo discorso. Ma io che non ho quella voce lì, non ce l'ho, sono stonato. I bambini forse probabilmente ti muoiono se sentono che metto queste frequenze. Ma se ti prendo un generatore, se ti prendo un altoparlante e genero delle frequenze,
E se ti prendo le cuffie, te le metto qua. Il genere delle frequenze. E io dico, ma perché solo frequenze? Perché gliele metti qua nelle orecchie. Sono le frequenze che tu senti. Quindi sono le udibili. Ma se io ti prendo una luce nello spettro di frequenza che ti ho fatto vedere prima. Aspetta, la luce che cosa sono? Alla luce tutti dicono sono fotoni. Bravo, la risposta è esatta, sono fotoni. E che cosa sono a questo punto, cari colleghi? I fotoni, che cosa sono? Se non onde elettromagnetiche come queste. Che però vedi? Ah certo, vedi se sono nel campo visibile. Certo, se sono qua dentro questo spettro dei miei occhi, dei tuoi occhi, dei vostri occhi. Ma se io vado fuori con i raggi infrarossi, vado al di sopra, o se vado dall'altra parte, gli ultravioletti, non vedi niente, non senti niente, e credi di non vedere niente, credi di non sentire niente, ma tu risuoni. E allora vedete. Vedete che quando noi diciamo, ci accaniamo e diciamo, ma guardate, che al di là di tutte le nostre sacrosante conoscenze, che sono vere, non è che abbiamo studiato per niente. No, sono verissime. Sono le basi ancora oggi della medicina moderna. Ma ci sono altre basi che devono necessariamente allargare la nostra base di conoscenza. E da dove arrivano queste basi a cui io facevo riferimento? Arrivano da altre discipline, certo. Forse è il caso di dire davvero che è medicina integrata al futuro. E la medicina integrata è già forse integrata, eh? È già integrata, perché quando noi medici facciamo fare l'ecografia, facciamo fare la TAC, facciamo fare la risonanza magnetica, ma badate bene, risonanza magnetica lo dice la parola, lo dicono le parole, però se ai nostri colleghi medici chiediamo di dirci come funziona la risonanza magnetica? Voi li mettete tutti in crisi. Perché? È perché non sanno cosa vuol dire risonanza. Io, nel corso delle 7 ore, ho perso, direi, molto tempo sul concetto di risonanza, che è fondamentale, perché noi siamo sistemi risonanti. E poi? E c'è il magnetico, e il magnetico, il magnetico, il magnetico, il magnetico è la calamita, no? Il magnetico, non c'è bisogno di uno sforzo di fantasia per dire che cos'è magnetico, sarà il campo magnetico, il campo terrestre è il campo magnetico, no? Il campo di una grande calamita è un campo magnetico. Risonanza magnetica nucleare. Ah, sul nucleare uno potrebbe andare in crisi, perché sembrerebbe quasi nel voler dire un'esplosione nucleare. No, ma non lo è un'esplosione nucleare, non può essere, perché io ti metto dentro il corpo, dentro il tubo e torna fuori il corpo, non è esploso, non è un'esplosione nucleare. E allora cos'è? Nucleare di cosa? Allora dobbiamo dirlo ai nostri colleghi medici, che lo studio del comportamento del nucleo, il nucleare deriva da nucleo. E quale nucleo? Perché di nuclei ce ne sono un fottio dentro il nostro corpo. Ma qual è il nucleo che è più presente? L'acqua. E l'acqua c'ha del nucleo. No, c'è l'idrogeno e c'è l'ossigeno, H2O. E allora
Quale nucleo è più presente, visto che è l'acqua? È l'idrogeno, perché ci sono due idrogeni rispetto a un ossigeno. Allora, il comportamento del nucleo di idrogeno. Ah, idrogeno. E certo, rappresenta l'acqua l'idrogeno. È dentro la cellula, è fuori dalla cellula, è dentro nei tessuti molli, è dentro nei tessuti duri, è nel sistema vascolare, è nel sistema cerebrale, è da tutte le parti. Ah, caspita. Manca il concetto di risonanza, però. Manca quello. Allora, il campo è magnetico, va bene, ci vuol dire che c'era un magnete, certo, quella specie di roba, quel tubo grosso, eccetera, è magnete. E poi cosa c'ha? Si chiama campo elettromagnetico. Oh, perché campo elettromagnetico? È perché vuol dire che intorno a quell'affare lì c'è la bobina, la bobina. E cosa fa il radiologo? Manda della corrente e cambia l'intensità della corrente e la frequenza. E cosa succede allora? E cosa succede allora? Le conseguenze dovreste tirare da voi. Cosa succede? Che le cellule risuonano. Ah, risuonano. Ma come? Come la radio? Sì, come le onde della radio. Mi fa sentire l'onda. Mi fa sentire le onde. Giro e capto un'onda. Giro, capto un'altra onda. Caspita, ecco perché io ho perso un sacco di tempo sulla questione della risonanza. E uno dice: ma dai, rompi le tasche con la risonanza. Ma perché è la base di tutto? Perché noi siamo sistemi risonanti. E se non te lo dimostravo, dimostramelo, Spaggiari, orco. E io nelle 7 ore te l'ho dimostrato. Siamo circuiti risonanti. Ma questo è un concetto non della medicina. E certo, perché nella medicina per noi il DNA è una doppia elica con collegamenti tra uno e l'altro con delle proteine. Basta. E quando abbiamo introdotto il concetto del fatto che è un circuito oscillante, ovvero un circuito risonante, ovvero un'antenna. Ma chi te l'ha spiegato nella facoltà di medicina questo? Ma chi? Ma qual è quella quando avete fatto l'esame di fisiologia? Fisiologia arriva dalla fisica. E chi te l'ha spiegato? C'è qualcheduno che ha spiegato che il DNA è un circuito risonante? Se risuona un circuito risonante come questo qua, vuol dire che è in grado anche di trasmettere. Ma chi cacchio te l'ha detto? Ah, certo, me l'ha detto la fisica, me l'ha detto la fisica. E quindi applico la fisica dentro la medicina e diventa la medicina quantistica. E allora tutte queste cose che abbiamo valutato, analizzato, abbiamo spaccato il capello in quattro, davvero, è il caso di dirlo. Quasi quasi vi ho rotto le tasche parlando di queste cose qua. Ma dovevo farvelo capire perché sennò diventava uno stregone. Come molto spesso, confrontandomi con colleghi che arrivano solo dalla fisica e che a questo punto sanno benissimo la fisica. Sono un professore di fisica, magari fisica teorica, magari fisica quantistica, magari fisica della struttura della materia, ma non hanno la conoscenza della medicina, non hanno la conoscenza del fatto che noi siamo circuiti paragonabili ai circuiti della fisica.
Ma è evidente che se facciamo un discorso di fisica, le persone, i medici, i biologi, tutte le persone che stanno ad ascoltare, non potrebbero accettare questo discorso se non avessimo dato loro le basi per capire. Perché la fisica è veramente un'altra materia. Ma dentro il corpo umano si comporta esattamente come i circuiti di fisica che noi abbiamo studiato nella facoltà di fisica. Ecco allora il grande sforzo, il cambiamento di paradigma, lo stanno dicendo tutti, i grandi medici. Abbiamo degli insegnanti anche di questo corso che hanno continuato a dire cambio di paradigma. Meno male che si allarga. Perché se lo dice solo lo Spaggiari è quasi uno che ha un problema psichiatrico. No, io non ce l'ho per niente. Ma se ne parla solo lui? Ma no, ne parla un fottio. Questo è un ingegnere, questo è un ingegnere. E che si è innamorato della biologia. E guarda caso, ha scritto col mio contributo Le onde che curano. Ma si allarga questo, ma perché è inevitabile? Perché il futuro, io capisco che la medicina, la farmacologia avrà forse delle prospettive maggiori rispetto alle attuali, ma sono anche altrettanto convinto, ma sono convinto al 100%. Che i progressi futuri non saranno lì, non potranno essere lì, perché noi la curva della conoscenza attraverso la farmacologia, la biochimica, è una curva che ormai va così, e quando la curva va così si chiama che va in saturazione. Quindi più passa il tempo e più questa conoscenza tenderà ad essere un plafond. Ma invece la parte della biofisica qui dentro, la parte che è quella che è il rovescio della medaglia della biochimica, che non è un'altra cosa, è in continua salita. Perché in continua salita? Uno potrebbe dire, ma no, ma perché dici questo? Ma perché qui è tutto da scoprire, vi ho fatto l'esempio dell'acqua. L'acqua potrebbe fare, ma noi lo faremo, ve lo prometto, lo faremo. Perché ci sarà un master fra poco. Tengo sempre le dita incrociate perché finché non vedo lo scritto non lo so. Ma siamo quasi arrivati. Ma se arriva il master di medicina quantistica ed epigenetica, fatta dall'università statale, abbiamo raggiunto l'obiettivo. E secondo voi perché nella facoltà di medicina potremmo aver raggiunto l'obiettivo? Perché hanno capito anche loro che noi siamo in salita e loro sono in plafond. E qui non è, e continuo a dirlo, non è una specie di braccio di ferro che noi dobbiamo fare con i nostri colleghi che sono rimasti nella tradizione. Non è un braccio di ferro, no. È semplicemente un desiderio di apportare dentro le nostre conoscenze altre conoscenze che arrivano da un altro mondo. Un mondo per noi medici sconosciuto, ma che attraverso molti di noi siamo diventati veramente molti. Questo mondo sconosciuto diventa sempre meno sconosciuto. E quindi ecco perché io vi dico che la nostra curva è così, è in salita, mentre la curva della conoscenza attraverso la parte di biochimica è plafonata. Stiamo raggiungendo il plafond. Questo non vuol dire che non avremo altri elementi che ci permetteranno di arrivare a delle scoperte ulteriori. No, non dico questo, ci saranno, ma impiegheremo sempre più tempo. E qui ho detto sono arrivato, sono proprio arrivato e sono contento di aver richiesto di fare questo corso partendo da zero, magari pensando
dicendo: Madonna, Madonna, qui che cosa succederà? Perché sono costretto a dare dei concetti che sembrano essere espressi in una lingua diversa e quindi non capiti. Ma lo sforzo che io ho fatto è quello di aver portato la conoscenza di una materia difficile, ostica, dura, incomprensibile, perché se avessi parlato di formule, avessi parlato cose che fanno molti miei colleghi, ma che non vanno bene per i medici, ma non perché voglio snobbare, ma perché i medici bisogna parlare lo stesso linguaggio. Quindi la prima cosa necessaria e utile è quella di utilizzare da medico a medico il linguaggio che il medico può accettare. Certo, introducendo dei concetti semplici che a questo punto sono legati alla conoscenza di un'altra disciplina. Questa disciplina si chiama fisica quantistica e quindi la medicina quantistica.